Prima che inizi questo video, raga, vi dico una cosa: che regalo 3 white flower a 3 persone diverse. I vincitori li dico sempre su Telegram o li contatto io, e sceglierò 3 vincitori in 3 posti diversi: Facebook, Twitter e Instagram. Per quelli di Facebook devono condividere il trailer che trovano sul mio profilo, ve lo lascio qua sotto in ogni caso. Condividete il trailer e io prendo una condivisione. Per quelli di Twitter devono scrivere con l'hashtag white flower e condividere appunto il link. E per quelli di Instagram devono taggarmi con una foto del trailer con l'hashtag white flower appunto, e ovviamente sceglierò una foto, un tweet e una condivisione e regalerò ad ognuno un white flower. Ci sta come idea. Adesso godetevi il video. Buongiorno, ciao ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi è una giornata molto uggiosa, ovvero sta piovendo fuori, è brutto, è triste, però allo stesso tempo molto rilassante, anche i colori sono molto rilassanti. E quindi ho acceso la videocamera e ho deciso di registrare questo video. Stamattina, come avete visto, è uscito il trailer alle 11. Per chi non l'avesse visto, vada assolutamente a vederselo prima di tutto, che è qua sopra, ve lo lascio, ve lo linko qua sopra. È uscito il trailer delle White Flower e sono stra iper emozionato. Grazie di cuore per tutto il supporto. Ho letto un sacco di bellissimi commenti, stra positivi, anche alle foto riguardante il dorso, riguardante la scatolina, riguardante tutto, grazie mille. E sono qui oggi per raccontarvi la storia del white flower e anche per farvi una recensione. Come prima cosa prendo un white flower da aprire. Tac, 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 voilà. Non hanno il bollino, abbiamo deciso di non mettere il bollino. Cacchio, l'ho aperto male. Tolgo anche la pellicola così si vede tutto meglio e abbasso un pelo la luminosità. Questa è la scatolina, non abbiamo messo il bollino per il semplice fatto che sulla linguetta c'è il disegno che poi apparirà su tutto quanto il dorso. Quindi quando si apre il white flower è tutto così, bello pulito, bianco. Sui lati, come per il contemplation, c'è scritta una frase. Quella per il contemplation era: ama te stesso e osserva, oggi, domani, sempre. Che ovviamente è una frase del Buddha. Per quanto riguarda quella del white flower, che è scritta molto più chiara ed è fatta apposta perché così uno deve riuscire a capire che cosa c'è scritto e poi capire il significato, che comporta uno sforzo, a meno che non guardi questo video. La pace viene da dentro, non cercarla fuori. Altra frase dello zio Buddha. Sulla scatolina c'è un fiore bianco, ok, disegnato a mano. Questo è stato disegnato a mano da Kiran, mi pare con l'acquerello, e poi è stato stampato. La stessa identica cosa vale per il dorso, è stata disegnata a mano con dei petali. Questi sono dei petali bianchi caduti sull'acqua. E la scritta white flower avevamo in mente di farla più in alto, però come per il contemplation la scritta sarebbe stata sopra la lineetta bianca e sarebbe andata a sbiadire con il tempo. Quindi abbiamo deciso di ascoltare il vostro consiglio e di farla sotto la lineetta. Infatti così secondo me è molto più bella. I colori sono un azzurro chiaro e il bianco, ovviamente. Sotto c'è scritto creato da Jack Noble, bla bla bla. Quando noi apriamo le carte, quello che ci troviamo davanti è il Jolly, che è questa mano che tiene un fiore, anche qui fiore bianco con delle sfumature di azzurro, che sa simboleggiare la purezza. Subito dietro troviamo un altro Jolly identico, però diverso. Infatti sul retro di questo Jolly scopriamo che il Jolly non tiene più il fiore, ma tiene una carta, in questo caso la regina di cuori. E questo è stato creato apposta per crearci delle routine, dei giochi che vi farò vedere in futuro. Subito dopo troviamo il lasso di picche, che sostanzialmente riporta il motivo che poi rivedremo su tutti quanti i dorsi all'interno, ma non solo lasso di picche, tutti quanti gli assi. Sotto troviamo la scritta white flower e poi possiamo andare avanti con le carte, che sono tutte quante standard, tranne le figure, che sono state personalizzate in due modi. I colori sono tutti tendenti all'azzurro e al bianco. All'interno delle figure c'è lo stesso identico motivo che si ripete sugli assi e sul dorso. Il jack di picche in questo caso è il mio amico Jacopo di Firenze, disegnato di profilo. Sulle regine, regine e re invece sono rimasti standard, però con una piccola cosa che non so in quanti avranno notato, ma sostanzialmente i volti delle regine sono molto più giovani rispetto alle regine standard. Se voi confrontate questa regina con la regina di picche di un mazzo standard, vi faccio vedere subito che il volto è molto più giovane, più sorridente e meno rugoso. I K sono così, più tendenti al bianco. Abbiamo fatto i re, che secondo me sono molto più carini, infatti all'interno del cappello non hanno proprio niente. L'asso di quadri, stessa identica cosa come per l'asso di picche, al motivo all'interno con i fiori di loto. Carte di quadri standard, il jack di quadri è Hyde, mio amico che fa cubo magia. Cubo magia, anche lui è stato disegnato stra iper bene da Kiran. Anche qui per la regina il re di quadri. Il re di quadri è il mio re preferito perché è quello più bianco tra virgolette tra tutti quanti. Poi c'è il re di fiori, la regina di fiori, il jack di fiori, che appunto il jack di Fiorenz è Lorenz, Lorenzo Forgiarini con la barba. Disegnato, è stato disegnato molto molto bene secondo me. Poi le carte di fiori sono così standard, l'asso di fiori ovviamente riprende il motivo, il K di cuori, regina di cuori rimangono standard come potete vedere, e come potete vedere sul Jolly c'è riportata la regina di cuori identica. Il jack di cuori sono io, con una piccola variante rispetto all'anno scorso, ovvero che ho l'orecchino. Nulla di più per quanto riguarda, anche qui c'è il motivo dentro. E poi tutte le carte così di cuori, tranne l'asso di cuori che completa appunto i quattro assi con lo stesso motivo dentro. Poi troviamo una carta gaff, che è una carta rossa azzurra, ok? Non penso di fare il dorso rosso per i prossimi mazzi di carte, però volevo vedere come riusciva. E a me piace un casino il gioco dove la carta si trasforma in rossa, quindi ho deciso di metterla all'interno. Una piccola cosa che
vi dico, ma non si nota. Sostanzialmente all'interno della carta rossa c'è tratteggiato il bordino del ritaglio. Questo è il ritaglio che ti danno quando devi fare appunto di stampare le carte, quelli della USPCC, e su questa carta qua si sono dimenticati di toglierlo, ma nulla di che, non si nota. In teoria, guarda, cioè, dovevo metterlo e non si nota, vedete questa linea tratteggiata qui? Ma proprio una sciocchezza. E poi a seguire ovviamente una carta bianca che non mi ricordavo di aver messo, però va bene così. Per quanto riguarda il dorso, è ovviamente col bordino fino e all'interno è riportato tutto quanto il motivo delle figure e degli assi su sfondo azzurro celeste, proprio flash. È un azzurro molto chiaro, il mio azzurro preferito. Come potete vedere qui ci sono dei fiori di loto. Ne avevamo pensato anche di farle marcate, ovvero segnate, però non venivano molto bene. E dopo vedrete di cosa sto parlando. E la cosa che mi piace di più del dorso è appunto il colore. È troppo bello. Per quanto riguarda la qualità, le carte scorrono veramente bene. Sono air cushion finish, non perché sono mie, ma perché scorrono veramente bene. Per chi ha provato le contemplation si accorgerà che le contemplation sono un pelino più dure rispetto alle white flower. Secondo me le white flower sono molto più morbide. Non riesco a trovare una qualità simile, anche perché adesso sono appena aperte. Però posso provare stile Fontaine. Potrei... Sì, assomiglia un pelino alla qualità delle Fontaine Slide. Calcolate che queste sono appena aperte e scorrono molto bene. Vi faccio vedere un riffle fan. Voilà. Aspettate che prendo un white flower un po' usato, tipo questo. Sì, boh, questo è un po' massacrato. Ah no, aspettate, questo è quello dei gimmick, sorry. Lo sto usando da un bel po' di tempo e nonostante questo scorre, direi, bene. Voilà, sì, non è per niente male. Si sente che le carte sono usate, ma i ventagli vengono ancora perfetti. Vediamo un riffle fan. Direi buone. Quindi sono molto fiero della qualità. Se lo volete fatemi sapere, farò un confronto white flower contemplation. Per quelli che mi dicono: mio dio, la scatolina è simile a quella del contemplation, questo è il mio stile. Dan & Dave hanno fatto tutte le scatoline uguali, questo è il mio stile e continuerò su questo stile perché mi piace. Adesso ragazzi farò una cosa che mi andava di fare, ovvero prenderò il computer e vi faccio vedere il processo creativo. Cacchio, scarico, vabbè, userò questo grande. Vi faccio vedere il processo evolutivo del white flower da quando abbiamo iniziato a disegnarlo, non lo direte mai, non ci crederete mai, fino ad adesso, fino a quando appunto è arrivato il design finale. Vado sul nostro gruppo che si chiama Deck Jack. Aspettate, si fa così, vero? Ok, ma perché ci sono le foto delle mie scarpe? Vi dico subito questa cosa: io ero partito con l'idea di fare il mazzo di carte color verde, che ci fosse però disegnato un albero. Quindi che cosa è successo? Siamo partiti con questo. Questo è stato il primo design del white flower. Sembra molto... Avete presente quei... Vabbè. Il secondo design è stato questo. Quindi appunto si stava formando, non era definitivo. Non avrei mai messo in vendita una roba del genere, mi vergognerei. La cosa sulla quale mi ero basato io era appunto questo albero qua, che a me piaceva un casino e volevo un qualcosa di simile. Infatti il ragazzo ha disegnato questa cosa qui, che è tipo un albero mandaloso. E a me, vi dico la verità, non mi dispiaceva. Però mi ricordava troppo le crown e non l'avrei mai fatto. Cioè, raga, mi state rendendo conto che quel design lì è questo? Poi avevamo provato a fare l'albero bianco su sfondo nero. Abbiamo fatto questo disegno in stile mandala di un fiore e a me non dispiaceva, però era troppo... Non si adattava a me. Era venuta una roba del genere e qui viene la figata. Quello che vedrete dopo è il mio disegno per fargli capire come volevo io il disegno che fosse, perché nel frattempo la mia idea era cambiata e volevo tipo un paesaggio sul dorso della carta. E questo è stato il mio disegno. Ci credo, non ci voglio credere. Poi è stata fuori questa cosa qui che non era per niente male, però appunto non si adattava a me. Cioè, raga, mi vedete con un mazzo di carte del genere? No. Poi abbiamo fatto questo tentativo qua che non era male, ma mi ricordava troppo Zelda, non mi piace. E subito dopo è arrivato il primo design che ci assomiglia a ciò che vedrete ora, ovvero dei fiori di loto con del rosa, il petalo rosa, su sfondo nero grigio scuro, che non era male. Subito dopo però è arrivata l'illuminazione, ovvero cambiamo completamente, radicalmente colore. Pam, siamo partiti con un azzurro flash. Infatti questo era il design definitivo, io lo volevo così. Abbiamo provato a fare diversi colori, abbiamo fatto nero più sul marrone, abbiamo cambiato un po', vedete, il fiore di loto. E poi abbiamo fatto il primo e vero proprio design che sarebbe poi andato avanti. E subito dopo abbiamo provato un'altra cosa così, con dei fiori così, però boh, adesso a riguardarlo non mi piace per niente. Poi abbiamo tolto il rosa e poi abbiamo provato un mix, così non era per niente male, che poi è quello che ci assomiglia più ad adesso. Come potete vedere ci sono dei fiori lì e ci sono anche dei fiori di loto qui. Abbiamo provato questa cosa qui che è terrificante, abbiamo provato questa che è ancora più terrificante e poi è arrivato il colore decisivo. Questo è il colore decisivo, che è
lo stesso identico colore che c'è qui, ed è questo celeste super pan flash da teal and orange proprio. Il colore va bene, il design no, anche questa cosa qua no, no. Questo era già quasi definitivo, questa cosa qua. Questo secondo me era il design definitivo, però dopo ovviamente cambierò idea. L'asso di picche era partita una roba del genere, così, ma non proprio zero. Poi avevamo fatto un test di stile Fontaine, come sarebbe venuto, ma zero. E all'inizio le carte volevamo chiamarle Lotus. Mamma mia, che porcata. Qua è il secondo asso di picche, qui un terzo, un quarto asso di picche. Però senza tutti questi tentativi non saremmo mai arrivati al finale. Le figure sono partite con questi colori qua, come potete vedere, no? Oh mio Dio, questo era quello che mi piaceva, però era troppo... Oddio, questo flash. E poi ci siamo avvicinati al colore che era questo. E qua è arrivata la trasformazione di Lorenz. Fate attenzione. Pam! Questo è Lorenz, Lorenz con i ricci, Lorenz con gli occhi, oh mio Dio, e questo sono io, questo è Lorenz quasi finito sostanzialmente. Poi ci sono io, identico al Contemplation, questo è quello del Contemplation tra l'altro, però appunto come vedete ci ha messo l'orecchino. Poi è arrivato Hyde, Hyde sull'argento, Hyde sul bianco, Jacopo di profilo. Questo è l'esempio delle figure di Dan and Dave con lo stile che sarebbe piaciuto a me, senza troppi dettagli, no? E infatti le figure poi sono andate, sono arrivate tipo così, Jacopino. Io, vedete le figure all'inizio erano partite così, di questo colore qua, che non era male, però non stava bene col dorso. E questo è stato il primo design di tutte e quattro le figure complete, però in colore stile verdolino. Qua abbiamo colorato il dorso appunto per farci star bene con le figure, ma non mi piaceva. E abbiamo tentato un azzurro flash sulle figure, man mano poi a scalare e far diventare sempre più sul blu. Il primo jolly, raga, non era per niente male, ed era questo qua. Come potete vedere, una goccia che cade, cioè un qualcosa che cade nell'acqua che fa appunto i cerchi. Non era male, però non era male, ma volete mettere con quello di adesso. Infatti, Kiran è partito a disegnare a mano il flowers ed è arrivato così. Questo era il primo colore, il secondo colore, il terzo colore, il quarto colore, che era quello che mi piaceva di più. E abbiamo pensato anche un'altra cosa, di fare il jolly con la faccia del Buddha, però era troppo contemplation. Ad un asso di picche del genere, poi siamo arrivati a questo design qua, ovvero abbiamo ripreso i fiori di loto e li abbiamo schiaffati dentro un asso di picche a template ed è saltata fuori questa cosa qua e non era per niente male. Infatti il dorso sarebbe stato questo, però questo non ci sta bene secondo me. Abbiamo completamente cambiato colore e siamo arrivati a questa roba qua, che secondo me è fighissimo. Però il colore non è quello di prima, non è quello acceso. E poi siamo arrivati ufficialmente al design finale, che è questo, con dei fiori di loto un po' più grandi all'interno. Però non è finito, perché manca una cosa. Questo era altre due prove di un asso di picche. Le figure, mi ha mandato le figure finite, come potete vedere il design del fiore di loto all'interno delle figure. E questo era il sistema di marcatura, come potete vedere, per segnare le carte. Però non ci piaceva tanto perché si vedeva troppo, vedete, no? Vedete qua in alto, no? Che prima c'è il pallino, poi c'è il petalo, poi c'è quest'altra cosa qua. Capite che non era al massimo, cioè si notava troppo forse. E poi è arrivato l'asso di picche quasi del tutto finito, che era questo. Sostanzialmente abbiamo svuotato l'altro asso di picche, abbiamo invertito i colori ed è arrivato appunto il design nero. L'unica cosa è che il mio nome sotto non ci stava per niente bene, l'abbiamo tolto. E questo è arrivato appunto il design finale, come potete vedere, l'azzurro con dentro i fiori con il pallino. Per quanto riguarda la scatolina, eravamo partiti da questa idea qua, ve la faccio vedere subito, questa cosa qua, oh mio Dio, con il Buddha e il coso, i fiori di loto sulle linguette, ma proprio zero. I volti delle figure, come potete vedere, sono stati ringiovaniti, infatti qua le donne sono molto più giovani. Sul jolly abbiamo pensato appunto di metterci il fiore così, però questa cosa qui sarebbe stata più bella colorata. E appunto ci abbiamo messo una donna, perché così possiamo farci un gioco. Il jolly ci poteva mettere la scritta Joker Joker, ma non mi piaceva. Il fiore non mi piaceva. Abbiamo deciso semplicemente di lasciarlo così, che secondo me è molto più bello, un po' più grande e ci sta. Questa è la scritta che trovate sul lato, pace, la pace viene da dentro, non cercarla fuori. E poi questo è il jack di cuori finito, completato. E questo invece è il design della carta rossa completa. Gli assi sono arrivati così, rosso con i fiori dentro, nero con il fiore dentro, rosso col fiore dentro, nero col fiore dentro, che questa linea e col nome Jack Noble che poi verrà tagliato. Infatti poi c'è stato scritto The Use Playing Cards Company, ma anche questo non mi piaceva. Le figure finite: Jacopino, Hyde, Lorenz e io, no scherzo, la donna. E poi è partito il design della scatolina, che è qualcosa di... siamo stati 3 mesi solo per fare la scatolina, raga. Qua prima c'era il Buddha sulla linguetta, poi abbiamo spostato le linee, vedete, le frasi. Poi l'abbiamo fatta di un altro font, poi la scritta l'abbiamo spostata più sopra, più sotto. Poi abbiamo completamente cambiato, abbiamo fatto il fiore all'interno. Però non ci piaceva quel colore lì, quindi abbiamo cambiato, abbiamo messo questo, che era molto carino, vederlo così è molto carino. Poi Kiran è partito e fa: Jack, ho un'idea, te lo disegno a mano.
cosa Kiran, veramente sei impazzito. E ha disegnato questa cosa qua, che all'inizio faceva un po' cagare, però dopo col tempo, pian piano, è partita formandosi. Infatti la scatolina stava diventando così, con questo fiore qua. Abbiamo colorato le scritte, si stava già formando. E poi Kiran parte con l'acquerello, pam, e mi ha fatto sto capolavoro qua, che adesso vederlo così sulla scatolina non ci sta bene, però capite che è un capolavoro, è qualcosa di spaziale, fatto a mano con l'acquerello. Questo era il disegno originale fatto da lui. E la scatolina stava completamente tornando bianca, ad una roba del genere, col fiore bianco, che secondo me è molto bello. E poi è arrivato il design ufficiale del fiore, che era questa cosa qui. E poi l'abbiamo messo più in basso, colorato, schiarito, tutto il resto, con l'acqua fatta anche quella a mano. Come potete vedere qui era troppo acqua, poi ha cambiato il colore, l'ha fatta più, l'ha messo più al centro. Questo è già quello che ci assomiglia di più al finale. Qua era troppa acqua, infatti è tornato di più, e questo è il finale sostanzialmente. Quindi pian piano vedete che stava prendendo forma. C'era questo che è stato anche un po' uno schizzo così buttato lì, e questa che vedete da adesso è la scatolina che c'è ora. Sul retro ha disegnato un'altra parte, che era sostanzialmente questa ninfea con delle canne di bambù, dell'erba, insomma, che tocca l'acqua, che però non ci stava tanto bene perché appunto era verde. Questo sarebbe stato il disegno finito, questo l'ha disegnato lui a mano, raga, ed è per questo che era così sbiadito. Abbiamo voluto anche provare un altro tentativo sul dorso di farlo sbiadito, ma non ci piaceva. E poi è arrivato con appunto il disegno dei petali, pam, questo è il finale sostanzialmente. Abbiamo colorato e corretto le scritte, abbiamo definito l'immagine, ed è questo, ed è arrivata questa cosa qua. Come potete vedere qui la scritta sarebbe stata sopra la lineetta, l'abbiamo abbassata e rimpicciolita, ed è arrivata così, pam, perfetta. Questi sono stati i template finali. Che emozione riguardarli tutti, oh mio Dio. E Kiran fa, ma se mettessimo delle J sul... No, no, non ci stava per niente. Ed è finito così, ufficialmente finito. Molto contento di questa cosa. I template del Contemplation. Fatemeli vedere, oh mio Dio, che ricordi. Spettacolo. Guarda la scatola del Contemplation, che ricordi, madonna. Sostanzialmente i design sono ufficialmente iniziati. Sono iniziati il 4 dell'11 del 2016. Quasi un anno di lavoro dietro un mazzo di carte. Quindi ragazzi, che dire, spero che vi piaccia il mazzo di carte. Io mi sono divertito un casino a crearlo, ed è stata una grandissima esperienza. Il mio stile è quello di prendere un motivo e coprire tutto quanto il dorso col motivo, e poi metterci magari qualcosina sopra, tipo Contemplation. Infatti i dorsi del Contemplation White Flower si sente tra virgolette il tocco Jack Nobile, mettiamola così. Quindi questo ragazzi era il video, il secondo video di oggi. E niente, spero che vi piaccia questo mazzo di carte. Sono molto emozionato, vi dico la verità, perché è un qualcosa di fantastico. Io mi ricordo sempre quella volta dove dicevo, papà, ma Darren Day vanno i mazzi loro, ti immagini anch'io avere un mazzo di carte. Sono già al secondo, è qualcosa di veramente pazzesco. Presto vedrete un Contemplation versus White Flower, per vedere tutte quante le cose che hanno in comune e similitudini e cose che appunto hanno diverse. E basta raga, uscirà il 20 settembre e basta, giuro, sono emozionato. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.